Io sull'altare della mia persona, della mia dignità personale, non consento a nessuno di poter mettere in discussione la mia vicenda politica. Sembra essere uscito più forte Toni Pannullo dalla crisi di governo terminata venerdì scorso con la nomina della nuova giunta. Benché abbia due consiglieri di maggioranza in meno, il sindaco di Castellammare sacrifica i numeri in nome di una solidità politica ritrovata e rispedisce al mittente le critiche, le ultime, arrivategli dall'opposizione in merito allo slittamento della data nella quale il nuovo dirigente, Antonio Verdoliva, avrebbe dovuto prendere posto. Avrebbe dovuto essere entrare nell'esercizio delle proprie funzioni l'11 settembre, entra nell'esercizio delle proprie funzioni il 25 settembre. Dove sta il grave danno irreparabile, l'abuso di potere di cui parlano i consiglieri di opposizione? Un parolone rispetto ad una vicenda che si è consumata sull'altare esclusivamente, come ho detto prima, di un slittamento dovuto solo ed esclusivamente alla volontà di ultimare, come legittimo che fosse, il suo ruolo anche in quel di Gragnano. Per la prima volta in questa città noi riusciamo ad adire prima una mobilità obbligatoria, una mobilità volontaria, quindi scorriamo le graduatorie in maniera limpida, chiara. Non c'è un'appartenenza partitica dei dirigenti, non c'è una tessera di partito, non c'è una conoscenza personale del sindaco. In maniera scevra, pulita e limpida vengono assunti i dirigenti su questo comune. E forse dall'opposizione arrivano quei poteri forti che gli hanno complicato l'elaborazione della giunta. È avvertito che qualcuno, ormai sapendo che di fronte al sindaco Pannullo e alla sua amministrazione non c'è un terreno di convenienza, non c'è un terreno di poter contrattare con l'amministrazione, Pannullo ha cercato in tutti i modi di buttarla a casa. E rispetto a questi personaggi che sicuramente possono, non avendo più dei riferimenti sicuri come l'hanno avuto in passato, oggi potevano cavalcare l'onda del dissenso politico. Poteri forti nei quali rientra anche il PD, i cui ordini di scuderia però non alterano i suoi di poteri. Ma naturalmente la vicenda locale, al netto delle interlocuzioni legittime che ho avuto con il PD regionale, naturalmente mi hanno influenzato nel momento dell'ascolto e del dialogo, ma la decisione qui a Castellammare spetta a me. L'ombra della camorra, un allarme lanciato venerdì mattina durante la presentazione della giunta e che non smette di suonare, tanto da far intervenire anche il deputato PD Manfredi. Pannullo precisa, questa affermazione non mina la sicurezza di Castellammare. È bene che un sindaco lanci un segnale di alert. Qui in questa città fra poco avverranno e ci saranno grossi investimenti di grossa portata che comporteranno una rivoluzione urbanistica di questa città. E faccio riferimento a Castellammare Nord, quindi la zona del Waterfront, piuttosto che alla zona dell'Acqua della Madonna, piuttosto alle concessioni dei maniali, piuttosto che la ristrutturazione dell'Arenile. E non nascondendo anche le prospettive che Nuove Terme e Terme Antiche avranno per coloro che sono interessati. Tornando ai numeri, quelli che gli danno una maggioranza di 15 consiglieri, lui compreso, contro i 12 di opposizione, Pannullo spiega il motivo per cui in maggioranza non ci sono più né Ciro Cascone, Campagna Libera, né Tina Donnarumma, Progetto Stabia. Mentre Area Civica ha aperto sempre il dialogo, ha tenuto aperta una finestra anche con le grosse criticità che portava, qualcun altro invece ha alzato i toni. Assumendo anche un carattere di contrapposizione frontale con il sindaco in particolare, e questo non è consentito a nessuno. Due saluti nemmeno tanto amari, a differenza di quello al vice sindaco Andrea Di Martino. Ma gli errori nella vita se ne possono commettere. Io ho creduto tantissimo nella figura di Andrea che mi accompagnasse in questo percorso, lo ha fatto per almeno due terzi di questo cammino, per un terzo poi le nostre strade si sono divise e con rammarico ne ho dovuto prendere atto.